Ciao a tutti amici pescatori, io sono Ilenio e benvenuti a questo mio nuovo video. In questo video parleremo del nodo senza nodo, che è il terminale base con cui iniziare a praticare questa tecnica di pesca. Questo è il primo di una lunga serie di video che ho voluto chiamare Lezioni di Carp Fishing e in cui voglio aiutare soprattutto i pescatori che vogliono iniziare a intraprendere la tecnica di pesca del carp fishing. A cominciare a destreggiarsi e appunto in questa nuova tecnica di pesca. Il nodo senza nodo, dicevamo, il nodo senza nodo è un terminale molto semplice e per la cui costruzione ci avvaleremo di pochi accessori. Partendo dall'amo, qui abbiamo il Gladio Teflon Big Fish, che è un amo molto robusto e a punta larga, con l'occhiello leggermente piegato verso la curvatura. Come terminale useremo l'Aspid Camo Green da 30 libbre, sempre Big Fish. Poi useremo delle forbicine e un ago da innesco. Con questi pochi accessori potremo partire a fare i nostri terminali. Adesso vi lascio la costruzione del nodo senza nodo e ci vediamo più tardi. Allora, innanzitutto prendiamo 30 cm di Aspid Big Fish. Tagliamo il segmento con le forbicine. Facciamo ad una estremità un piccolo cappio. Non vi preoccupate se non vi riesce subito perché è proprio una questione di manualità, ma non è difficile. Ok, facciamo il nostro nodino con il nostro cappietto e tagliamo il filo in eccedenza con le nostre forbici. Ok, abbiamo qua la nostra prima parte del terminale. Dunque, dopodiché su questo cappietto infileremo la nostra boil, forandola con il nostro ago. Infiliamo l'ago nel cappietto e facciamo scorrere la boil all'interno dell'asola. Non mettiamo lo stopperino perché tanto, a meno che non utilizziamo subito il terminale in pesca, ci serve solamente per darci la misura di quanto deve essere lungo l'air rig, chiamato anche comunemente capello. Ok? Bene, da qui, dall'altra estremità del nostro segmento di filo, infiliamo l'estremità del nostro filo all'interno dell'occhiello dell'amo, facendolo passare dall'esterno all'interno della curvatura. Questo è molto importante, non vi sbagliate, perché tutto ciò inficerebbe il corretto funzionamento del nostro terminale. Ok? Lasciamo una misura che va da 1 cm a mezzo centimetro. Io direi che così va benissimo. Allora, facciamo in modo che il filo rimanga sempre sulla parte esterna del gambo, ok? E poi cominciamo a fare le spire attorno al gambo. Mi raccomando, state attenti a non sovrapporle. Molto importante. Devono essere una accanto all'altra, ma mai sovrapposte. E arriviamo fino all'inizio all'altezza della punta. Dopodiché infiliamo l'altra estremità tenendo serrato il tutto.
L'altra estremità la infiliamo all'interno dell'occhiello, facendolo passare sempre dall'interno dall'esterno verso l'interno. Ok? E qui abbiamo il nostro terminale. Dopodiché, all'altra estremità, per collegare il tutto al resto della madrelenza, facciamo un'altra asola. Stringiamo il nodo e tagliamo il filo in eccedenza. Ecco fatto, il nostro terminale è pronto. Abbiamo la nostra asolina e qua il resto del terminale. Cosa importante alla fine di ogni terminale che facciamo è fare la prova del palmo. Cosa consiste questa prova? Praticamente facendo scorrere l'amo su un dito o addirittura sul palmo, dobbiamo avere il lamo che si conficca nella pelle, conficca, insomma, che si appoggia nella pelle. Questo vuol dire che nella bocca del pesce avremo una corretta ferrata. Vedete come si gira? Ecco. Adesso non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento ai prossimi video dove andremo a vedere terminali un pochino più complicati, nonché l'evoluzione del nodo senza nodo e altri terminali che si basano sul nodo senza nodo, ma sono un pochino più complessi e ci servono per affrontare un po' tutte le situazioni di pesca. Quindi, niente, non mi resta che salutarvi e a presto. Ciao ragazzi.